La prima 24 ore davanti cambia la tua visione dello sport e la tua visione di parte della vita. Ti fa scoprire che puoi raggiungere certe cose che non pensavi mai di poter raggiungere. La seconda 24 ore Le Mans ti mette paura. Ti mette paura perché andare a replicare un'impresa come quella che è stata la prima 24 ore Le Mans, settimi di classe, noni overall, è sempre una grande responsabilità. Miglioriamo la resistenza, miglioriamo gli aspetti muscolari, miglioriamo l'allenamento del collo, delle braccia, facciamo un lavoro specifico muscolare, miglioriamo la concentrazione, l'attenzione focalizzata, reattività, la fluidità dei movimenti, cioè miglioriamo tutte quelle performance che sono legate allo stato mentale. Quello che fa la differenza tra il pilota di alto livello e la persona normale di pari età è l'economia cerebrale. Il test funziona così: più siete concentrati, più siete focalizzati, più la macchina va veloce. Ovviamente dovete fare una strategia che vi porta a distrarre, quindi meno tempo dedicate alla strategia, meno vi distraete, più veloce va la vostra macchina. Va bene? Oggi il talento è una condizione necessaria ma non sufficiente. Oggi la differenza la fanno i millimetri a livello di macchine e lo fanno i millimetri anche a livello di mente e di corpo. Da tantissimi anni che piloti italiani, un team italiano, una vettura italiana in quella categoria non calcavano il suolo di Le Mans, ma ora è il momento di proiettarci nel futuro. I piloti di Cetilar Villorba Corse 2018, Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto, Andrea Balicchi. La nuova Dallara Le Mans Prototype 2 a motore Gibson, con la quale Roberto Lacorte, Andrea Balicchi e Giorgio Sernagiotto prenderanno parte agli European Le Mans Series e alla 24 ore di Le Mans. Cominceremo a girare. L'idea nostra è quella, con calma adesso, di partire, anche se le condizioni sono abbastanza pericolose. Mi raccomando,
molta attenzione, l'obiettivo è proprio quello di dire risaliamo tutti quanti in macchina, facciamo un attimo un check di tutto, controlliamo anche che la macchina insomma sia funzionale e funzionante, quindi parti tu e poi in sequenza vediamo se far salire Roberto o Andrea in base anche a quello che ci dici tu. Roby 544 box questo giro, conferma box questo giro. Ok, facciamo 7 secondi di ventina 7. Prova radio, prova. Sì, radio. Ho fatto due dritti perché non riuscivo a fermarla con le intermedie, capito? Forse la gomma è andata a farsi fottere. Sì, può essere. Ho fatto un errore io di valutazione in un sorpasso, sono andato contro un'altra macchina, prevalentemente per colpa mia, e ci ha compromesso molto il lavoro della giornata. Ci mancano le 4 ore del pomeriggio, di fatto. Per tempo perso il pomeriggio sicuramente non saprei dove poter togliere quel secondo e mezzo. Tutto pomeriggio non l'abbiamo girato e quindi non abbiamo scoperto quelle cose che l'abbiamo fatte ora nella sessione notturna, ma è sempre un po' più complicato perché non c'è luce. Beh, ma il weekend è lungo, abbiamo domani tutta la giornata, abbiamo anche venerdì per provare. Speranza è l'ultima a morire, siamo qua apposta. Dernier secteur assez compliqué, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui on va faire une belle remontée, en tout cas on vise le podium. Que penses-tu de l'équipage que... Prima gare campionato, starting driver, quindi quale emozione più importante di aprire un campionato importante come un European Le Mans Series. Dietro di me c'è un pilota Formula 1, c'è un nipote di Ayrton Senna, quindi sarà un bel divertimento. Secondi Roby, 30 secondi all'avvio. 4, 3, 2, 1. Ok, andiamo, dai, forza. Ok Roby, adesso cominciamo a concentrarci sul passo. Ok, dobbiamo spingere un po' di più Roby, dobbiamo spingere un po' di più. Niente, stiamo andando in 20 aggression per un possibile sorpasso in bandiera gialla. Pit stop completo, cambio pilota, cambio gomma e receiving. Andre, dobbiamo scontare un drive-thru che ha preso Roberto, quindi questo giro fai il drive-thru. Forza Andre, cerchiamo di concentrarci in questo passo.
Ragazzi, ho preso un colpo alla schiena in un cordolo. Fate stare pronto a Serna perché ho un dolore pazzesco. Andiamo pronto, Giorgio. Se con i tempi di guida siete a posto, ho veramente tanto dolore. Sei fuori ancora un attimo che stiamo facendo i conti. Resisti ancora un attimo. Ragazzi, pronti al box. Pronti al box. Ok, Andrea, vieni al box. Vieni al box. Cambio pilota completo e fuori. Via. Ottimo lavoro, siamo B14, bravo. Gara molto difficile, un po' sfortunata per certi aspetti. Abbiamo fatto diversi errorini nelle fasi centrali. Poi Giorgio ha fatto un'ottima rimonta e sicuramente ha fatto due stint e mezzo molto buoni. Avevo capito che abbiamo pagato molto il fatto di non aver provato questa settimana, dell'incidente, del tempo. La squadra ha lavorato bene secondo me a livello di messa a punto, ci siamo un po' incasinati, ecco, un po' tra di noi, quando c'è la tensione alta è normale. Le Castellet per noi quest'anno è stata abbastanza un punto di passaggio. È stata l'ultima gara di quest'anno che abbiamo fatto con Andrea Belicchi. Dopo le Castellet il team ha preferito dare spazio a un altro pilota perché in quel momento Andrea non era al massimo della condizione per poter dare il massimo delle prestazioni. È uscito Andrea, è entrato Philippe Nasr, grandissimo pilota, sceso da poco dalla Formula 1, dal quale noi volevamo delle conferme riguardo quello che avevamo sempre detto riguardo la macchina, riguardo le problematiche. A noi ci ha fatto piacere il fatto che un pilota così importante, così atteso, così voluto, abbia dato una configurazione dello status della macchina coerente a quello che si sentiva noi. Abbiamo sofferto tantissimo questa decisione perché Andrea Belicchi non è solamente un grandissimo pilota. Non lo devo dire io, lo dicono gli annali, basta andare a vedere cosa ha fatto Andrea. Il settimo posto della prima 24 ore di Le Mans c'ha tanto di Andrea perché ci ha portato tantissime informazioni e conoscenze e modo di intraprendere e guidare una 24 ore di Le Mans che ci ha fatto fare quel risultato. Ciao a tutti, cominciamo? No, in realtà non mi aspettavo tutto questo. Alle 9:15 di mattina pensavo che fossero a letto, invece figata pazzesca. Grazie veramente a tutti quanti. Grazie, gentilissimo. Ciao. Sono Giotto da Montebelluna, Treano. Sinceramente spero che vinca perché sono italiani e meritano di vincere qua a casa loro. È l'unico team italiano che corre nell'MP2, quindi ci tenevo a avere il loro toga. They love racing, they're really passionate people. And it's great to, you know, to have a support from them, especially for Italian teams. So I'm very happy. Hey Felipe. Thank you. Thank you. Okay. Purtroppo con la qualifica non abbiamo conquistato una buona posizione, quindi la partenza a Monza ha un significato ancora più importante. Credo che abbiamo una macchina abbastanza veloce per avere un buon passo di gara. Yeah, it will be my first ever race with the team and you know, I feel very confident on the job we've done so far. Insomma, a casa si vede perché abbiamo un sacco di gente che ci vuole bene, che ci sostiene. Il popolo dell'endurance in Italia c'è e questo è l'appuntamento dell'European Le Mans Series dove c'è più pubblico in assoluto. It's amazing to feel the energy. It's a place that people love motor racing and this moment that they can have the experience with the drivers in the grid is, I think it's priceless.
tesissimi. Però dai, come sempre appena poi parte ci rilassiamo e facciamo il tifo alla grande. Nervous. Always nervous. It's the, always gonna be the same. The same feeling in the stomach. 3 minuti. Oh, ottimo Giorgio, ottimo, ottima partenza, dai, forza, forza. Ok, allora, situazione 6P9. Questo giro è migliorato, stesso tempo di quello davanti a te. Safety car. Box adesso, vi ci avvantaggiamo. Cambio di ruota molto breve. Stai veloce nel traffico fino alla fine. Il primo settore va bene, dobbiamo lavorare sul secondo e su quello finale. Very good, Felipe, very good, you are very, very fast. Push, very good speed, very consistent, very good. You did a very, very good job. Thank you, guys. Sì, abbiamo fatto primi di classe categoria Pro-Am, quindi la cosa bella è che siamo veramente sul pezzo, perché siamo veramente lì, sul passo del gruppo dei migliori. Giorgio è andato benissimo, ci sono pochi piloti che sono così bravi come Giorgio nella partenza, e anche stavolta, nella partenza più difficile della stagione, ha fatto la differenza in partenza. Felipe Nasr è stato bravissimo a tenere un bel passo, siamo andati avanti rispetto al programma che abbiamo, quindi secondo me è un buon iniezione di fiducia per Le Mans, ed è anche una buona informazione per il resto del campionato, che è molto lungo. Cioè, qui c'è la storia, qui c'è veramente la storia, ma la respiri, perché si sente l'odore dell'olio e della benzina, delle scatole del cambio. Dodici cilindri raffreddata d'aria. E poi, cioè, capisci cosa significa, cosa vai a correre fra qualche giorno, no? Qui ti fa capire tante cose. Io fortunatamente ero appassionato di 24 ore, conoscevo tante delle cose che ho visto, quindi le apprezzo molto. Ma per esempio Felipe, che non le conosceva, è rimasto a bocca aperta, probabilmente è rimasto anche molto impressionato e si sta rendendo conto che qui è nella gara più importante del mondo. Penso che sarà un'esperienza fantastica, è veramente magico questo circuito, la storia. Ogni curva è una leggenda, tu la fai rendendotene conto, ma il mito e la leggenda spesso di queste curve deriva anche dal fatto che sono molto difficili.
Adesso andiamo a fare la verifica della macchina, che sono delle misure, dei pesi. Equipaggiamenti di sicurezza, fanali, cinture, estintore, serbatoio. Più che altro potrebbe essere fonte di ulteriore lavoro, perché se magari c'è qualcosina che non gli va bene, ovviamente la verifica della macchina rimane sospesa. Diciamo, l'anno scorso, che era la prima volta, è stato più complicato. Quest'anno siamo più preparati. Ci chiamano les italiennes, ed è molto bella questa cosa qua. Prima ci hanno fatto una domanda sul Paico: qual è il nostro spirito di Le Mans? Io ho risposto che è la determinazione e il sorriso, che messi insieme possono creare qualcosa di speciale che forse qualche altra squadra non ha. Siamo nel tempio, no? Quindi. Poi vedi anche la line-up dei piloti, il livello delle squadre. E quindi, insomma, esserci già è una grande vittoria. Everybody done! Io non lo so quante persone oggi sono venute qua in pit lane. Per un'ora siamo dedicati ai tifosi che hanno portato di tutto, tra mascotte, tra fotografie nostre, di gare di altri tempi. Bellissimo, una cosa, si vede proprio poi l'emozione con la quale si presentavano a noi per avere un nostro segno. Ciao, ho avuto la fortuna di schierare la macchina lo scorso anno ad Andrea Bellicchi, che fece la partenza. Non guidi, cioè non riesce a guidare, ma anche non solamente allo schieramento, ma anche durante il mio primo turno di guida, quando arrivi alla gara ed è il tuo turno, il primo giro ti tremano le gambe, perché sei sotto una marea di persone che ti guardano, quasi 300.000 persone presenti in circuito, e ti assicuro che si sente. Non ci può essere la paura. La paura è troppo tardi. Per me c'era paura invece. Io mi cago addosso. Però io prima di salire in macchina, quando faccio le gare importanti, ho sempre paura. Ma io ho tanta paura. Secondo me è indispensabile avere paura. In realtà è una paura positiva che credo abbiamo in realtà un po' tutti dentro. Oh! Oi. Come va? Con chi sei qui? Con chi guidi? Che squadra è? Russia, bene. Ma su, lei, su. Sei Felipe, no? Sarà? Esatto. Hey. Piacere. Vabbè. Ciao. Io sono Roberto Forte. Sì, sì. Che te conosco. Ma grande squadra siete. Grazie. E questa volta finite sul podio, eh? No. Con te. Facciamo, eh? Speriamo, ma è difficile. Sì, qui è difficile. Io sono il rookie. È vero. Di questi due io sono il rookie. Il debuttante. Anche se ha fatto Formula 1, però stavolta è vero. Siamo noi gli anziani. Io sono sentito veramente a casa. Sono sentito che siamo arrivati qua con una mentalità, c'è la confidenza sulla macchina, i meccanici. Tanta cosa da fare ancora, ma siamo arrivati qua abbastanza preparati. You are my favorite team in the pit lane. We are the most entertaining, most polite, most humorous. So as a fan, it's wonderful. I have been coming since 1985. I've been every year. From 1985? 1985. Yeah. You didn't miss one year. Unbelievable. No, I haven't missed any. So I get to know some of the drivers. Some I like to think of my friends. Some not so friendly. You are the exceptions, but yes, I'm happy to be
sì. Felipe is green now the front. Okay, Felipe, box this lap, box this lap. Box. Come. Facciamo velocissimi. Facciamo come fosse gara. No zone between Fossan and Arnaldi. Box. Very low. Don't stress the tire. Prova radio, ripetite. Prova radio, ok. Giorgio, prova radio, ok. Allora, andiamo avanti col programma. Queste gomme vibrano moltissimo. Ci farei fare questo giro se vibra tanto, poi lo chiamo dentro. Stiamo scendere perché la macchina è morita. Tu sei ok, Giorgio? L'incidente è stato tosto. Eravamo nel punto più veloce della pista, a 200-300 metri prima della frenata. Ho sentito un'esplosione, veramente un'esplosione potentissima dalla parte posteriore destra della macchina. Ho semplicemente cercato di controllare la macchina per quello che potevo, ma non c'è stato verso, a 326 km all'ora. Ho perso il controllo, ho visto che arrivavano le barriere contro, e ho avuto semplicemente l'istinto di togliere le mani dal volante, mi sono chiuso in posizione fetale, ho chiuso gli occhi e ho semplicemente aspettato che finisse tutto. Ho sentito una sensazione stranissima che non mi era mai capitata prima, che era il silenzio, e ho detto: ma come può esserci silenzio? E allora ho capito che ero per aria, che stava volando la macchina, no? E lì speravo solo di non uscire dalla pista. Quello è anche il tratto di strada normale, dove di fianco ci sono i pali della luce, i marciapiedi. Ho aperto gli occhi, mi sono guardato, no? Come un po' nei cartoni animati mi sembrava di essere. Ho detto: bah, ho tutti i pezzi, non ho niente. Ho chiamato la squadra, ho detto appunto che la macchina era demolita. Mi sono guardato intorno, ho visto decine di commissari con gli occhi sbarrati che mi guardavano dicendomi: stai in macchina, perché c'è la spia medica accesa, c'è l'impatto a più di 18-19 G, si accende una spia sulla vettura. A me ha spaventato molto la confusione che c'era intorno, tutta questa concitazione. Ma io stavo bene, quindi non vedevo l'ora di uscire da quella macchina, perché volevo liberarmi anche. Ho aperto la porta, sono voluto uscire, camminare con le mie gambe, fare due passi anche per respirare un po'. E niente, poi mi sono girato a guardare la macchina e la macchina era distrutta, avevo pezzi dappertutto, le strisce nere sull'asfalto che andavano contro il guardrail. E poi avevo questi flash di dire: cavolo, la macchina è distrutta,
e sabato non si potrà mai partire perché una botta del genere. C'est Tinard, vous l'avez bas corsé. On se lève, c'est la voiture. Là, Jean de Sartre, je vous regarde la torse. Là, Jean, on y est. Tornati fino alle 3 di questa notte perché abbiamo deciso di andare a riposare un po' perché domani è lunga. Il programma è rimontare, cioè rimontato la macchina, dopo dedicarci alle carrozzerie che è la cosa un po' più lunga e per questa sera dovrebbe essere a posto. Siamo abbastanza positivi, abbastanza confidenti, dovremmo farcela. Italiani! Italia, un prossimo voglio un po' di Europa! Grandi, siete dei grandi! Pazzesco, incredibile. C'è più gente dello scorso anno, non riusciamo a essere con tutti e quindi il dispiacere più grande è non riuscire ad abbracciarti tutti. Con Giorgio Ok, la macchina che la stanno finendo, quindi noi siamo qua, però con la testa stiamo pensando ai ragazzi al box che stanno facendo il lavoro. Pazzesco. Good luck, faccio una volta. Abbiamo finito. Adesso andiamo a dormire un po'. Macchina a posto. Perfetta, tutto pronta. A posto. Domani pronta alle verifiche. Via, alla grande. Dagli un'occhiata dietro come sono contenti. Senti però. A posto. Senti? Perfetto. Grazie ragazzi. A domani. Buonanotte. Schierata, quindi siamo pronti per partire per la gara più mitica della terra. Grazie ai nostri meccanici, grazie al lavoro di tutti quanti e ora speriamo di fare un buon lavoro e fare le cose con giudizio, con la testa. È una vera festa della passione prima che dei motori, dove tutti si condivide insieme questa grande passione che va al di là del risultato sportivo. Sono carico e cerco di fare bene, insomma di emozioni ne abbiamo già avute troppe questa settimana, quindi cerchiamo adesso di fare una bella performance, poi vedremo. Giorgio, prova radio. Sento bene, tu mi senti? Forte chiaro. Un minuto, Giorgio, un minuto. Ok, macchina verde. Devi cercare di stressare meno la gomma.
Allora che Felipe comincia a prepararsi. Si sta preparando, si sta preparando. Faccio chiudere il giro e venire dentro. E andiamo per Felipe triplo T. È stato probabilmente uno dei momenti più difficili della mia carriera, perché avevo dei fantasmi con me prima della partenza, che è stato forse una delle poche volte nella mia carriera in cui non avevo voglia di guidare. Il fatto che Le Mans possa diventare un incubo è forse la mia più grande paura, perché tu sogni per una vita qualcosa di straordinario che poi si rivela diventare un incubo. Ho sbagliato le pressioni delle gomme, eravamo fuori range, non c'era grip, abbiamo distrutto la gomma posteriore, sì. Stiamo usando delle mescole che non sono corrette per questo tipo di temperatura. Vediamo lo scotto di non aver provato giovedì. Yeah, okay, the car is really good. Copy, you are doing a very good job. Ok, prepariamo l'hobby, le fueling, le gomme e va via. Ok, Bob. Ok, Robby, prendiamo il ritmo e andiamo. Cambio pilota per il box. Gomme andiamo su, gomme medie, prendi il ritmo, facciamo attenzione sempre ai corridori, ti diamo indicazione, prossimo giro, box questo giro, conferma, ci dobbiamo cambiare il culo dietro perché si è rotta una luce. Ok, conferma. Dentro Giorgio, stai macchina. Altro culo, vedi dove si trova. Di notte arriva una sensazione nuova che non c'è di giorno. C'hai la solitudine, sei solo. Ti senti veramente solo. È come se il mondo finisse intorno a quell'abitacolo e alla fine del fascio dei tuoi fari. Andiamo per il cambio pilota, sale Serna, esci tu. Quindi c'è una componente in più estremamente affascinante, questa sensazione che termina quando entri in pit lane e vai al box. È come se tu ritornassi in terra. Beh, è stato un bello stint regolare, è stato anche traffico normale, niente di particolare. Macchina va meno con le gomme nuove, con queste gomme, quindi molto più guidabile. Con questa gomma qua andiamo per il doppio stint, ok? Bene Giorgio, 33,9, bene, molto bene, continuiamo così ancora circa 7 giri. Quando tu guidi un'automobile in delle gare così importanti, provi dei momenti di tristezza, depressione, frustrazione, felicità, esaltazione, talmente giganteschi e talmente continui, mi capita moltissimo di guidare, e non vengono più fuori i tempi, non riesci più a tirar fuori quello che tu ti aspetti dalla vettura e cominci a farti delle paranoie gigantesche nella quale dici non so più guidare, sono un fallito,
ho fatto tutto questo per guidare così male, per prendermi un secondo al giro. Qualche giro dopo può essere che riprendi il ritmo, torni a andare forte e dici, cavolo, sono il più forte, sono un grande. Tutto questo in un'ora, un'ora e mezza, 20 minuti. E non è una battuta quello che sto dicendo, è vero. Secondo me non molti piloti ne parlano. È una cosa molto intima, molto nostra. Abbiamo girato molto forte, 31, un paio di volte, giravamo su 32 di passo, che è un passo che non abbiamo mai visto in gara oggi. La vettura sembrava più equilibrata come usate che come nuove, solo che triplo stint così tirato, mi hanno dato libertà di tirare, io ho tirato, però cazzo, mi sono veramente spremuto, adesso devo recuperare un po'. Keep up the pace, we go for free spin, free spin. Do you want to bump into fuel? And I can stay for another thing. Are you physically okay for another spin? Yeah, let's do it. One more spin, fuel tire, A compound. Go. Sono divertito un po'. Sono sentito bene in macchina. Appena ero risvegliato, però visto che aveva un po'. Il fisico era bene, il bilancio della macchina era bene, così io sono detto dai, facciamo uno in più. È così, la gara è lunga. Ottimo stint, Roby, dai, forza, ottimo stint, mancano ancora 5-6 giri, dai. Box ora, cambio pilota, esci, entra Senna, dai. Hai fatto un ottimo lavoro. Fino alla fine adesso rimani concentrato, poi esci e vai a riposarti. Sono tutto ordinato di due. Devo tirare fuori, c'è il modo da cambiare. Ok. La botta forte o c'è solo il muso secondo te? Sembra solo il muso, Ok, cerca di venire al box prima possibile. Ok ragazzi, pronti. Prendi subito il motore. I canali pronti. Faccio un reset, per favore. Ok, la macchina sembra che va bene. Ok, andiamo, dai. Abbiamo perso un pezzo del fondo, per cui bisogna fermare la macchina. Ok, ci facciamo benzina e poi vediamo che cazzo ha la macchina. Qua appena finita benzina dentro la macchina. Le gomme, dobbiamo togliere le gomme. Ma lì che pezzo è? Due pezzi, due legni. Quello sotto al motore non c'è proprio. E quello davanti è semi tolto. Come siete, Roby? Ci sono dei supporti piegati e non è semplice. Radio check, ok Felipe, ok Felipe, 33.4, 33.4, keep up the pace, go on, I keep you up the pace, very good. Se uno ci pensa 24 ore sono veramente tanti. È anche bello perché ti dà l'opportunità sempre di essere in gara. Noi abbiamo avuto tante sfortune, ma tutto sommato non siamo ancora così lontani da un risultato apprezzabile. Quindi io tirerò probabilmente fino all'una, 1:30, e poi l'ultima ora e mezza
se la dividono Felipe o Robby o se la fa tutta Robby, adesso vediamo un attimino, perché finirla, se ce la facciamo, è il più grande onore ed è un onore che vogliamo lasciare a Roberto. Nonostante la stanchezza dovuta alla ricostruzione della vettura, hanno lavorato anche in quel caso per riparare la 47 dall'incidente dell'Alba in maniera impeccabile e hanno continuato a lavorare come se non fosse successo niente nel giorno precedente e nella notte precedente. Abbiamo fatto tutto come se non fosse successo, quindi questo significa grande forza, grande volontà di spirito e grande senso proprio di responsabilità nei confronti di una missione così importante. Grazie a voi, ragazzi, che hanno dato In realtà credo che noi siamo molto più fragili di tante altre persone, perché mettiamo molto sotto sforzo il nostro essere vero. Ragazzi, sono fatti, un lavoro fantastico, i meccanici, per tutti chi sono passati. È stato qualcosa di incredibile. Questa è sicuramente la vittoria della squadra. Difficile, ma bella. Poi insomma abbiamo ringraziato questi ragazzi qua che sono fantastici. Te non fai la corsa contro i tuoi avversari, contro le altre macchine, te corri contro la 24 ore Le Mans, perché lei è che decide chi arriva in fondo e chi vince. Questa notte io e Giorgio e Felipe abbiamo fatto un lavoro incredibile, poi Le Mans è rischiosissimo, si possono fare errori, abbiamo fatto tutti gli errori, ci sta, l'importante è portare la macchina a casa, poi tutto sommato, insomma, 13° posto di classe, 22 overall, che è stata una Le Mans molto difficile. Questo è il vero Italian Spirit of Le Mans.